Ed è qui da noi, signori, è Adriano Celentano! Allora, con le ciabattine della salute. Adriano, adesso parla, eh? No, lui è uno che parla. Ah, lui le dice le cose. Buonasera. Oi, ciao. È forte. Come va, questo visto? Qui è forte, eh? E ve lo dico subito, è forte. No, io stavo guardando la trasmissione. La nostra trasmissione sul tram? Col monitor? Sì, sì, col monitor. E come stavamo andando? Bene? No, non la vostra, stavo guardando Sanremo, che è fortissimo quest'anno, eh. E devo dire che ho sentito le canzoni, una più forte dell'altra. Chi vincerà? Boh, non lo so, forse se andavo io o vincevo o Sanremo lo distruggevo. E come ho detto sul Corriere. E quindi, cos'è che devi dire? No, volevo sapere, invece sei venuto qui per... Sono venuto qui per dimostrarvi che la canzone, quando è forte, è forte. E fammi finire il filo del discorso, perché tra vent'anni Sanremo non ci sarà più. Lo faranno a Ospedaletti. O Arma di Taggia. E comunque si tornerà all'antico. E quindi questa sera io vi farò sentire qualcosa di antico, perché è giusto capire quali sono le canzoni che devono vincere a Sanremo, hai capito? Ma io voglio capire, perché Tony gli hai litigato? Dov'è hai litigato la ragazza? Infostrada, dov'è? Infostrada, sì, è fortissima, è carina. Sta occulta questa, attenta, come l'acqua. E beh, ma se si chiama così cosa vuoi fare? Eccola qua. Senti, io voglio sapere però perché hai litigato con Tony pubblicamente. No, ciao Info. Piacere. Uè, è forte. Ha delle lentiggini, sembrano le Baleari. È molto di dove sei tu? Di Barcellona. In Sicilia? No, in Spagna. Ah, e parli spagnolo? Certo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú qué haces aquí? Ayudo al pelado a presentar. Ti lascio solo, questo qui si offende, eh. Guarda che io ho ancora pochi anni e sarò... Quando avrai la mia età? Esatto, no, mi ha chiamato Tony. Ho detto una polemica, avete litigato. Sì, sì, ho litigato, gli ho detto, Little, guarda che io non... non posso venire, è inutile che chiami. Quale Tony ti ha chiamato? Scusa, desculpe. Dico io per far capire a lei. Conosci Little Tony? Certo. Ma gli voglio dire, Tony Rennis è il direttore di Sanremo. Era Rennis che mi ha chiamato. Penso di sì. E tu l'hai chiamato Little? Cavolo, Little vuol dire piccolo, lui sarà americano, sì, si è offeso. Poi io mi sono confuso, ho detto, mi ha chiamato Little Rennis o Tony? Allora... Questa sera, adesso per finire, siccome sono venuto qua... Abbiamo appena iniziato, tanto... E lo so, ma io ero qua alle 3:15, cavolo, della settimana scorsa. Sì, esatto, quindi vorrei cantare... Ma questo è Albertini. Però... Vabbè, ma io non va mica a letto con la vestaglia. Tieni, grazie. Sì, ma non sei a letto qua. Sì. Sei carina. Grazie. Ma? Molto carina. Cioè, non so come fai a star vicino a un mostro. Povero Claudio. Non è vero, ma è per ridere, no signora? Se lei prende tutto sul serio, cavolo, mica... Mia sorella. Cavolo, questa qua. Si sta scherzando. Allora, senti, tu ci hai promesso un pezzo, una cosa, sì, tu sì, sei un cantante. No, oltre... pensavo di avere la patta aperta, perché qui... Se... Tanto non si sarebbe visto niente lo stesso. Dai! Non posso dire di più, se no mi si stacca tutta la testa. Il chitarrista è arrivato? Sì, è lì.
È il nostro chitarrista, più di così cosa non avevamo. Questo qui? Dado, fammi un accordo, un La minore. No, no, non minore. Questo qui, fai un La. Questo qui non è capace, Fai entrare l'assessore, magari con la testa può fare il bongo, non è... Assessore, venga! Venga dentro, se c'è qualcuno e... Allora... Questa è la storia... No, un momento, cavolo, non è... Questa è la storia... Wah, wah. Cioè, hai già fatto arrivare il treno? Beh, non è così. Di uno di noi... Anche lui nato per caso in via Glu, in una casa gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Poi ma rompi i coglioni, guarda, che alla fine bisogna dire le cose. Tieni sto cavolo di come è rimasto in mano. E quella casa in mezzo al verde ormai. Sentiamo qui. Dove sarà? No, no. Mai. Dove sarà? Cavolo, cioè, è pieno di vagoni, Questo ragazzo della mia gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva, detto sei finalmente andare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile, mio caro amico, io qui sono nato e in questa casa io lascio il mio cuore, ma come fai a non capire, è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati. Cantate! Là dove c'è l'erba ora c'è, uè, venite giù, una città. La fila, forza! E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non so perché, perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, se andiamo avanti così, chissà dove si farà, chissà, chissà, chissà come si farà. Fai, ma sei impazzito? Ma cavolo, non si fa ste cose, tirati via, dai, che stiamo cantando. Adriano Celentano e la fretta è Brocoli. Rispondete, vai, va, 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 va. E devo dire, un momento, Dado, un attimo di raccoglimento per quello lì.
Ho fatto male al piede. Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E così. Chissà, ciao a tutti.